cos'è la rosa dei venti e a cosa serve conoscerla. Nautica in pillole. Per spiegarmi con le immagini, mi faccio dare una mano di questo bel libro di Miriam Lettori, edito dal Frangente, che studiai anni e anni fa proprio per la patente nautica. È un ottimo libro per via di quello, ma andiamo a focalizzarci sulla rosa dei venti. Serve sostanzialmente per capire che tipo di vento c'è e che cosa sta accadendo. Ad esempio, sento un bollettino meteo, so che soffierà vento di tramontana, quindi posso capire da che parte soffierà il vento quando arriverà e gestire la mia barca o il mio tipo di navigazione a seconda anche di questo tipo di vento. La rosa dei venti è chiamata rosa in quanto è l'insieme dei punti cardinali e tutto questo insieme sembra una serie di petali proprio come un fiore. Ogni petolo corrisponde a una direzione e ogni direzione corrisponde ad un vento di quella direzione. Oltre alle quattro direzioni principali che sono nord, est, sud, ovest, ci sono anche gli intermedi che hanno in riferimento a quella direzione un vento che ha preso un nome. All'epoca delle repubbliche marinare fu ipoteticamente messo un segnale in centro tra Malta e il Mar Ionio e da quel punto, a seconda di dove proveniva il vento, in quella direzione veniva dato il nome al vento che veniva da quella direzione. Ma facciamo degli esempi, anzi, indichiamo gli otto principali, di modo che così si chiarisce il perché e si cerca di memorizzare anche il nome dei venti stessi. Iniziamo dal primo, il grecale. Ipotizziamo che noi siamo a nord di Malta, grecale nord-est, in questa direzione, quindi in questa direzione cosa c'è? La Grecia, di conseguenza il vento è il grecale. Da sud abbiamo dietro di noi, quindi a sud, la Siria, quindi lo scirocco sarà il vento. Da sud-ovest, calcolando che io sono tra Malta e l'Italia, quindi da quella zona sud-ovest abbiamo la Libia, quindi è il libeccio il vento. Il maestrale, perché la via maestra, calcoliamo che le repubbliche marinare, tra queste c'è ovviamente anche Venezia, siamo sempre nel nostro punto. Ponente e Levante sono abbastanza semplici da mnemonizzare o da ricordare, in quanto sono come in Liguria la versione di Ponente e la versione di Levante, dove si leva il sole, dove tramonta il sole, dove pone il sole. Quindi il Ponente arriverà da ovest e il Levante da est. Non dimentichiamoci il vento da nord, la tramontana. Adesso partiamo dal latino, ma non conosco bene il latino, comunque tra i monti. Tramontana e tra i monti, se immaginiamo che siamo sempre qua nella nostra posizione, tra i monti delle Alpi, proprio in direzione da nord, arriva questo vento, tramontana. Come ultimo, ma non certo per importanza, è il mezzogiorno che arriva esattamente da sud. Ovviamente non serve che li impari tutti a memoria, però il fatto di associarli ai nomi delle nazioni ti verrà più semplice memorizzarli e quando sentirai un bollettino meteo saprai come poterlo affrontare o quantomeno saprai da che parte ti arriverà in faccia il vento. Per non perderti nemmeno una delle nostre pillole non devi far altro che iscriverti sul nostro canale proprio qui sotto. Molte delle informazioni che ti ho dato, quindi anche tutti i nomi dei venti, le troverai nella tendina di questo video allargando e allungando qui sotto proprio nella descrizione. Da Nautica in pillole è tutto, buon vento e occhio sempre al meteo.